Seconda giornata della sedicesima edizione dell'International Wheelchair Tennis Sardinia Open all'insegna della pioggia. Giove pluvio per circa 4 ore ha fermato il programma, che ha quindi subito un pesante rallentamento. Lo staff del Sardinia Open è riuscito comunque a fare del suo meglio per riuscire a gestire questa emergenza e tutti i giocatori sono andati in campo. Per i sardi nel tabellone principale, purtroppo la giornata non è andata bene. Nel maschile, Luca Arca ha ceduto all'olandese Ton Hegebrink, testa di serie numero 6 del tabellone e giocatore numero 10 del mondo. Stessa situazione purtroppo per Marianna Lauro, la numero 1 d'Italia, ha perso contro la giapponese Kamiji, numero 3 del mondo e 2 qui ad Alghero. Tutti i migliori invece vanno avanti, quindi sia nel tabellone maschile che in quello femminile, allineato ai quarti di finale, in campo le 8 teste di serie. Con noi il numero uno del tabellone dei Sardinia Open, Stéphane Houdet, numero due del mondo, ormai un habitué del torneo di Maria Pia. Sì, buongiorno. I don't know exactly how many times I played here, but I really love the tournament and Sardinia and everyone, all the family over there, so it's very good to be here with you. Non si ricorda neanche più quanti anni ha giocato il torneo qui ad Alghero, però si trova sempre benissimo, per lui è come una famiglia. Puoi anche parlare in francese, se preferisci, non c'è nessun problema. Guardiamo subito il torneo. Hai esordito contro un italiano, Amadori, e adesso ti tocca un tennista che qui ha giocato tutte le edizioni del torneo, Martin Legner. C'est le tirage au sort qui a voulu que je joue pour la deuxième fois de suite Marco, et c'était très sympa. Ensuite, j'ai encore eu à jouer Martine. C'est vrai que nous sommes 32 joueurs et le tirage au sort a voulu que ce soit ainsi. E lui in realtà parla anche in italiano e ogni tanto ci butta lì una parola. Sarà una lotteria, soprattutto perché Martin qui ha una grande esperienza. Oui, c'est vrai, Martin, on en parlait après le match, il a joué encore en Grand Chelem en 2010. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Maintenant, c'est vrai que la vitesse de la balle aujourd'hui est bien différente. Et si Martin, avec son expérience, essaye de nous faire des petites balles molles, des balles avec des effets, c'est difficile pour lui de nous déborder. Sicuramente negli ultimi anni la velocità del gioco e la velocità della pallina è aumentata di tanto. Martin Legner tenta con i suoi tagli di variare, di cambiare il gioco. Non è mai semplice giocare con lui, però sicuramente un uomo dell'esperienza di Houdet sa come affrontare le difficoltà a seconda dell'avversario. Parità, giusto.
Con noi Luca Arca, per te un secondo turno qui ai Sardini Open, com'è andata? È andata male come risultato, è andata bene il gioco espresso, anche se non sono riuscito a tirar su un game, ma in confronto alla partita di ieri credo di aver giocato decisamente meglio. Oggi giocavi con un olandese, Egberink, numero 10 del mondo, quindi sicuramente non l'ultimo arrivato, però dicevi che ti sei trovato meglio sul campo rispetto al match vinto in primo turno contro Naselli. Il gioco espresso è stato decisamente migliore di quello espresso ieri contro Naselli, anche se comunque il risultato ha già confermato il valore del mio avversario. Giocavi appunto con Egberink, che è numero 10 del mondo, quindi sicuramente non era un avversario semplice da affrontare, però per assurdo in certe occasioni giocare con uno forte alza anche il proprio livello. Sì, perché sei costretto comunque a dare di più e a fare di più, a prendere rischi da subito, perché comunque in ogni caso stai giocando con una persona che, con un avversario che è decisamente più forte. Rispetto a ieri, quindi ti costringe comunque a cercare nuove soluzioni o a forzare qualsiasi tipo di colpo, comunque cercare di esprimere un tennis che non riusciresti a esprimere tutte le volte. Archiviato questo torneo, guardiamo un po' più la tua stagione, com'è andata? La stagione non è andata per il meglio e per il verso giusto. Sono partito con una serie di infortuni che mi hanno costretto comunque a stare fuori dai campi per i primi 3-4 mesi dell'anno. E diciamo che ha sconvolto un po' tutta la preparazione, comunque tutta quanta la stagione. Ci sono state delle partite difficili sulla carta portate a caso, delle partite semplici proprio buttate. Questo anche per la mancanza quindi di una costanza di allenamenti e di una costanza proprio di tornei e di partite. Attualmente sei numero 62 delle classifiche mondiali. Quali sono i tuoi obiettivi nazionali ed internazionali per il 2016? Allora, a livello italiano mi piacerebbe, come a tutti credo, diventare il numero uno italiano, quindi partendo comunque dal presupposto di iniziare a fare un po' di match con Fabian, avere un po' di competizione con lui, iniziare comunque ad avere anche dei buoni risultati in campo e avere delle partite tirate. A livello internazionale, ma comunque come giocatore, quello che mi interesserebbe di più è quello di allenarmi comunque, iniziare a raccogliere un po' di frutti e quindi più che fare i risultati di iniziare a diventare comunque un buon giocatore. I risultati penso che poi arrivino da soli in base al lavoro fatto.